Salve a tutti e benvenuti alla 21ª edizione della Fiera della Gallina di Polverara. Una edizione come sempre straordinaria. Abbiamo già avuto tantissime richieste di partecipazione e con l'esposizione di trattori d'epoca, trattori 4.0, eventi speciali come gare di scacchi oppure l'esposizione dei mattoncini Lego. È aperta la cucina con i piatti tipici e tradizionali della nostra zona e in particolare con la gallina di Polverara, il nostro piatto unico e meraviglioso. Oltre alla gallina, logicamente, abbiamo abbinato anche altri piatti come il stinco di maiale e il spezzatino di musso. È una novità per quest'anno perché abbiamo voluto allargare la qualità dei prodotti serviti in tavola e dai nostri volontari, che non finisco mai di ringraziare, perché solo grazie ai volontari possiamo realizzare questi eventi. Logicamente devo ringraziare anche il Comune per tutto quello che ci supporta, che ci garantisce la possibilità di realizzare questa fiera, oltre a tutti coloro che collaborano in quanto per quello che riguarda le esposizioni all'esterno, per la preparazione e quant'altro. Andiamo avanti quelle che sono le vere realtà del territorio, della nostra realtà contadina e quindi della nostra gallina. Vi aspetto, se non sarà per quest'anno, sarà per l'anno prossimo, per la 22ª edizione, perché non termina mai il nostro impegno per la gallina, per la fiera. Grande salutone a Stefano, presidente della Proloco di Polverara. Buonasera, sono Enrico Sturaro, vice sindaco del comune di Polverara. La nostra amministrazione è felice di presentare la 21ª edizione della tradizionale fiera della gallina di Polverara, un evento molto importante che è conosciuto in tutto il territorio. La fiera promuove la razza gallina di Polverara, è una razza avicola autoctona, tipica del nostro territorio, che potrete apprezzare anche da un punto di vista gastronomico nello stand organizzato dalla Proloco. La fiera è un momento importante per la nostra comunità. Ci sono decine di volontari che si impegnano con la Proloco perché l'evento funzioni al meglio. È un momento di promozione del territorio e delle sue tipicità, razza gallina di Polverara in primis, ed è per ultimo, ma non meno importante, un momento di aggregazione importante per tutta la nostra comunità. Nelle prossime settimane saranno attivi lo stand gastronomico, sarà attiva l'esposizione dei mezzi agricoli e ci saranno vari eventi che potranno essere di interesse per tutte le fasce di età. Vi invito quindi a non mancare, venite a trovarci e saprete sicuramente apprezzare quanto di meglio il nostro territorio può offrirvi.